Mentre arriva la stretta del governo nazionale sul divieto di spostarsi da un comune all'altro se non per comprovate esigenze lavorative e per motivi di salute, nel Sannio è già c'è stato chi nella giornata di sabato ha deciso di blindare il paese. Troppa gente in giro e Gennaro Caporaso, sindaco di Tocco Caudio, nel weekend ha chiuso le strade di entrata e di uscita del paese. Intanto i casi positivi al Covid-19 al momento nel Sannio sono 13 con un nuovo caso a Torre Cuso. Ma il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rassicura la popolazione anche rispetto al lavoro che si sta svolgendo presso l'azienda ospedaliera Sannita San Pio. Un lavoro portato avanti con professionalità e abnegazione è in sintesi il messaggio del primo cittadino, che nell'invitare la popolazione alla responsabilità e al senso civico, come la stragrande maggioranza dei cittadini sta dimostrando, invita la sua comunità ad evitare assembramenti nel caso in cui si dovesse registrare una nuova scossa di terremoto che nella giornata di sabato ha interessato anche la città di Benevento. È stata avvertita nel capoluogo alle 17:11 minuti. L'epicentro si è registrato nei pressi del comune di San Leucio del Sannio ad una profondità di 15 chilometri. Ieri mattina un nuovo movimento tellurico che ha visto sempre come epicentro il comune Sannita. Mastella, inoltre, in via precauzionale, ha emanato una nuova ordinanza restrittiva che questa volta prevede la chiusura degli uffici comunali. Solo l'ufficio Stato Civile assicurerà i servizi con apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 11 di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. I servizi urgenti e indifferibili che richiedono la presenza in servizio sono invece la Polizia Municipale, un contingente minimo di operai e tecnici da destinare a servizi tecnico-manutentivi urgenti e indifferibili, l'ufficio di gabinetto del sindaco, gli altri servizi saranno erogati invece per esigenze urgenti ed indifferibili con modalità telematiche e nel caso non sia possibile, previa prenotazione da parte degli utenti. È arrivato a voi, mi pare, un respiratore, è così? Cioè nella ripartizione, uno. È così? Allora voglio dire al direttore generale e agli altri, non per ragioni così, ma utilizzando un po' di amicizie e un po', diciamo, di pressione amichevole, personalmente mi sono fatto carico, a voi arriveranno, per quanto mi riguarda, quattro respiratori tipo quelli della regione. Quattro. Cioè nel senso di una spesa di 120.000 euro che io raccolto tra la GESESA, che ne darà uno tra se stessa e quindi in questo caso come, anche un po' come sindaco spinto. Voglio ringraziare la Banca Popolare Pugliese, il suo direttore generale, il dottor, poi recupererò insomma, il direttore generale, e il dottor Manzo, che è il direttore responsabile sul piano della realtà beneventana, Buchicchio che si chiami, il direttore, che quando gli ho parlato è stato disponibile dal punto di vista, diciamo, del punto di vista suo disponibilità. Cioè 4 significa una cosa notevolissima, cioè significa che l'incontro uno di questi l'ha regalato, che so, Figaro e Picone. E io mi sono mosso per quale ragione? Perché se lo faccio come sindaco, all'ospedale di Benevento non arriveranno mai, arriverà tra 100.000 anni. Quindi l'intesa con questi che sono affidati a me, cioè fidandosi sulla mia lealtà comportamentale, non faccio io dono, io sto pregando gli altri, quindi saranno quattro, dati da Gesesa, ripeto, Banca Popolare Pugliese, che ringrazio, il presidente Abete con la BNL, essendo di Benevento, ci ha tenuto quando l'ho chiamato, al di là dell'amicizia, ma essendo uno che aveva il papà a Benevento e ha fatto tantissimo anche in termini di generosità, anche Abete. Poi voglio ringraziare per il quarto le Terme di Telese e Moccia, che anche loro, assieme ad altri che vogliono stare anonimi e si fidano della mia persona, perché il mio problema qual è? È quello di andare non come dire, a fare cose burocratiche, ma trovare sul mercato, e ognuno di loro trova sul mercato la disponibilità, per cui si può anche risparmiare e avere qualcosa in più. Noi stiamo ricevendo in questi giorni una serie di donazioni, veramente una sensibilità enorme, sia di ente individuali, sia di industrie, sia di associazioni. Veramente c'è un approccio di solidarietà enorme che veramente commuove, perché si vede le persone incominciano a capire realmente che cosa significa difendere la salute, specialmente oggi,
dopo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, oggi forse questo è l'elemento più grave che si sta avendo nella nostra nazione e quindi dobbiamo essere attenti. Voglio anche ringraziare le testate giornalistiche che chi più, chi meno vuole fare il proprio dovere e noi li vogliamo aiutare, evitando però che ci siano strumentalizzazioni perché non giova a nessuno. In questo periodo di guerra dobbiamo essere uniti. Se siamo uniti probabilmente evitiamo che ci siano problemi di incomprensione e creiamo anche problemi di panico alla popolazione. Vediamo al fatto specifico. Allora, noi in azienda a oggi abbiamo trattato 69 casi Covid. Di questi 7 casi di personale che hanno avuto il contagio, tenendo conto 2 del personale medico e 5 del personale, 11 sono di Benevento e 4 sono della provincia di Avellino. Per quanto attiene ai posti che noi teniamo a disposizione in ospedale, abbiamo 6 posti dedicati che noi abbiamo preso per dare un maggiore approccio anche di sicurezza. Tutta la palazzina di Santa Teresa l'abbiamo dedicata al Covid. Abbiamo spostato alcune reparti in altri padiglioni, ma è tale che fosse concentrato lì tutta l'attenzione per quanto riguarda il Covid e per le problematiche anche gestionali e anche legate anche alla specificità del caso. E oggi noi abbiamo 6 posti di rianimazione Covid dedicati, 8 di pneumologia subintensiva e poi abbiamo malattie infettive con la medicina interna altre 21. In totale oggi noi teniamo 35 posti che abbiamo dedicato al Covid e nei prossimi giorni, con l'attrezzatura che ci è arrivata, che vi dirò anche dopo, riusciremo ad arrivare a 64 posti nella palazzina dedicati tutti a Covid, quindi sia nella parte di rianimazione subintensiva e area clinica riusciremo a dare, sperando ci stiamo attrezzando al peggio, considerato che potrebbero arrivare a massimo a 3.000, ma ci auguriamo che non arriveremo mai a queste cifre, però noi ci stiamo attrezzando al peggio, quindi abbiamo anche questa cosa messa a regime. Per quanto riguarda le attrezzature, ci siamo attivati subito per l'acquisto di tecnologie di circa, abbiamo avuto circa 14 respiratori per l'attività subintensiva, un ventilatore polmonare per adulti, uno per neonatale, abbiamo preso il biocontenitore per i pazienti Covid per i trasferimenti in sicurezza, sia all'interno dell'ospedale sia fuori. Il contenitore serve proprio a mettere i pazienti dentro in questa struttura e si evita il contagio. Abbiamo preso i copertoni, i cardiotopografi e praticamente la cosa più importante che abbiamo avuto l'intuito e abbiamo avuto anche la fortuna di prendere nella prima ora è un sistema robotistico di sanificazione ultravioletti che in 5 minuti sanifica tutti gli ambienti che eventualmente il paziente o chi per esso è transitato, noi in 5 minuti sanifichiamo tutto l'ambiente in cui c'è stato il contatto. Per quanto riguarda invece i dispositivi che tutti ne parlano, però senza sapere i numeri, io vi dico che dalla prima ora noi già ci eravamo attrezzati, eravamo un buon numero di dispositivi già prima che entrasse nella piena crisi Covid, tanto che a oggi noi abbiamo dato 6.695 unità di mascherine FFP3, quelle professionali. E quando l'abbiamo dato sin dall'inizio abbiamo anche dovuto dire usatele con parsimonia, perché molte che usavano nel parco, quelle non si usano per i pazienti direttamente, quindi noi abbiamo dato mascherine abbondantemente a tutti. Poi abbiamo dato le mascherine FFP3 1615, abbiamo dato mascherine chirurgiche 45.250 mascherine a tutte le unità operative, abbiamo dato guanti e circa 545.000 guanti, tutti certificati alle varie unità operative che sono state date. Abbiamo dato visiere di protezione 164, abbiamo dato gli occhiali di protezione 68, abbiamo dato le tute di protezione 415, abbiamo dato i camici monouso a tutte le unità operative, 2.150 camici monouso.
e abbiamo fornito circa 3.152 calzate. Mi sembra che come dispositivi ci siamo attrezzati per la guerra, oltre che per l'assistenza a loro. Per quanto riguarda il personale, abbiamo fatto richiesta sfruttando anche di PCM e quindi a giorni dovremmo avere questo personale per 18 infermieri, 6 operatori sociosanitari, 6 anestesisti, 3 pneumologi, 3 infettivologi, 3 medici di accettazione, 3 internisti, un cardiologo, 3 radiologi e un internista. E quando attiene invece al personale che già abbiamo reclutato ad oggi, abbiamo preso gli infermieri 2, ma ne verranno immessi circa 20 entro qualche giorno, 23 operatori sociosanitari e 3 dirigenti medici. Per quanto riguarda invece ai famigerati tamponi, che tutti ne hanno parlato e sembrava che stia seguendo il finimondo, noi in questa prima battuta, nel 8 di marzo, quando davamo all'inizio della crisi in cui si cominciava a affrontare questo mostro Covid, un po' preso dal panico, sono stati fatti 126 tamponi e secondo i protocolli erano diciamo tamponi che potevano anche essere non fatti. Ma nonostante questo, io ho chiesto al Monaldi, al CTO a Cotugno, di far lavorare questi tamponi. Loro hanno detto, siccome una parte sono più congruenti, una parte di meno, ve ne lavoreremo, una parte è in progress e vi daremo una mano per questi tamponi. A oggi, di tutti questi 126 tamponi che anche sbandierano ovunque a Benevento, noi 102 già abbiamo avuto la risposta e abbiamo consegnato a chi di dovere. Certamente con la privacy se noi possiamo noi mandare a Benevento, alle associazioni, a dire vedete questo è positivo e questo è negativo. Noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo consegnato a chi di dovere. Di tutti questi rimangono 24, ma dopo 15 giorni di effetto finestra, ormai se non si sono ammalati non servono nemmeno più, ma siccome noi ci siamo attrezzati, lo sto dicendo ufficialmente, oggi arriva l'analizzatore che serve a metterci in autonomia per fare le indagini con i tamponi. Questo che cosa comporta? Che io questi 24 che in 15 giorni non si sono ammalati, gli voglio fare i tamponi, te lo voglio ripetere. Quindi non è il problema, io sto con i lavoratori e mi ci tengo prima io per loro. Però noi stiamo affrontando una grande emergenza e quindi io abbiamo preso 3.000 kit, questo ci consentirà di essere più estensivi anche per fare i tamponi con più tranquillità e autonomia, perché è una cosa che li facciamo noi e una cosa che dobbiamo chiedere permesso prima a Cotugno e poi a Vesino. Ci siamo mossi in tempi utili, abbiamo preso l'analizzatore per renderci autonomi e voglio dire, e questo significa che noi stiamo lavorando per il bene comune. Per quanto attiene invece ai dispositivi e tutto quanto si è parlato della sicurezza, noi abbiamo avuto un report di un sindacato nazionale che già in data, parliamo del 17 di marzo, ci ha catalogato l'azienda Rummo, vi dico che cosa ha detto, dispositivi in quantità opportuna. Ci sono tra l'altro ordini in corso per ulteriore approvvigionamento. Percorsi separati allestiti, sanificazione di ultima generazione con robot, tamponi ai sanitari secondo indicazioni ministeriali, cioè su tutte le aziende c'è un report, noi penso che è uno di quelli che è più catalogata per le cose che abbiamo fatto. Voglio dire, io ringrazio tutti, stiamo lavorando, il Covid è un mostro, è una cosa nuova, è una cosa molto forte, siamo uniti per fare un'attività di miglioramento. L'ospedale c'è, noi stiamo facendo grossi sacrifici, ma lo vogliamo condividere con il popolo, con la gente, sperando che capiscano quanto sacrificio stanno facendo i nostri lavoratori. Le persone sono messe dentro in tutela, ma pensate i medici e gli infermieri che devono stare in prima linea. Se noi li facciamo impaurire, se creiamo panico, significa che un domani tutti questi che generano panico potrebbero essere assistiti e ci ritroveremo noi qui. Che dovremmo dire in quel momento? Già se avessi saputo, perché fare questo panico e gettare fango gratuitamente? Quando la provincia di Benevento con 14 casi
è l'ultima d'Italia e quindi dobbiamo ringraziare alla grande prevenzione che ha fatto la ASL, alla grande azione che ha fatto il sindaco che si è mosso in maniera strepitosa, il prefetto, noi siamo gli unici che andiamo in videoconferenza tutti i giorni e parliamo con tutte le forze in tempo reale. Voglio dire, penso che la provincia di Benevento dovrebbe apprezzare tutti di questi interlocutori e quindi significa che oltre a ringraziare, io non voglio essere ringraziato, quando lo faccio con piacere per quello che faccio e anche quando mi fanno attacchi gratuiti non fa niente, ci passo sopra, però non si fa la politica con la salute è una cosa seria, facciamola insieme, aiutiamoci.